Yo, bentornati ragazzi su paolodetrane.it. Oggi parliamo di BIM. Cos'è? Come si usa? Chi lo conosce? BIM è una figata, ragazzi, una figata. È un nuovo social creato da Casey Neistat. Lo conoscete? Non lo conoscete? Se non lo conoscete, che parliamo a fare allora? Dovete conoscerlo. Andate a visitare il suo canale YouTube. Casey Neistat circa un anno fa, 10 mesi fa, ha creato BIM. BIM è un'applicazione, finalmente anche su Android. E a cosa serve? Molti conoscono Snapchat, pochissimi conoscono BIM in Italia, almeno credo. Io trovo pochissimi utenti italiani su BIM. È semplicissimo da usare e assomiglia molto a Snapchat, anche se per me è molto diverso allo stesso tempo. Vi spiego come funziona. Sblocco il telefono, apro l'applicazione e appare questa schermata. La vedete? Ve la faccio vedere. Eccola qua, questa è la schermata che troverete quando aprite BIM. Sono un elenco di video, diciamo così, che le persone, gli utenti possono girare e pubblicare. Allora, ma prima di tutto voglio spiegarvi come si bimma. Bimma è un termine appena coniato, ve lo spiego subito. Per usare BIM bisogna tappare il sensore, il sensore di prossimità del telefono. Come avete appena visto, lo schermo diventa nero e in questo momento sto girando un BIM. Rilascio, andato, pubblicato, non si può editare, non si può modificare, non si può vedere cosa si gira, semplicemente quello che i tuoi occhi vedono, tu lo bimmi e lui lo pubblica. Più semplice di così, come si fa? Ma andiamo a vedere le tecniche base per bimmare alla grande, da professionisti. Prima tecnica, tecnica standard la chiamerei, il bim dal petto. Si appoggia il telefono sul petto. Questa è la tecnica perfetta per vedere quello che c'è davanti a voi. Plim plim, doppio plim. Plim quando inizia a registrare, plim quando finisce di registrare. E lui pubblica. Seconda tecnica, e qua andiamo sul professionismo. Il famoso bim dal mento. Ottimo per registrare esattamente quello che i vostri occhi vedono. Quello che state vedendo in questo momento lo sta vedendo anche tutto il mondo di BIM. Pubblicato. Semplice come mangiare un cioccolatino, se vi piace la cioccolata. Terza tecnica. Voi mi direte, ma come si fa a bimmare, a vloggare su BIM? Vedete molti utenti che vloggano attraverso, utilizzando BIM. Semplicissimo, prendete il vostro telefono, lo girate con lo schermo lontano da voi, coprite il sensore col vostro dito e stiamo girando un tutorial su come si usa BIM. Voilà, è andato online, semplicissimo. Altra tecnica da veri professionisti, vediamola insieme. Per questo devo fare un cambio di impostazioni telecamera, un secondo. Ci siete ancora? Siete ancora là? Ci siete? Ok, vediamo insieme la tecnica del pavimento. Prendete il vostro telefono, aprite BIM e lo appoggiate per terra. E poi potete fare questo. Ovviamente, senza fissare il vostro telefono. Adesso vediamo la tecnica senza mani. Come si fa a bimare senza utilizzare le mani? Perché voi mi direte, a volte vorrei avere le mani libere e poter utilizzare BIM. Certo che si può, ma certo che si può, basta solo un po' di fantasia. Guardate qua. Ok, siete pronti? Ecco qua la famosa tecnica senza mani. Voilà! E poi, voilà, e BIM è andato online. E sono sicuro che la prossima domanda sarà: e se io non voglio usare le mani e non voglio metterlo in tasca, come faccio a BIMare? Semplice.
Vi presento UU Pata Fix. Non mi pagano per dirlo, non è sponsorizzata, ma questo pongo, questa pasta è facilissima da usare e molto molto comoda. Guardate qua, prendete un pezzettino di Pata Fix, fate un pallino di Pata Fix e la attaccate. Una volta che avete sbloccato il vostro telefono e aperto BIM, la attaccate esattamente là dove deve stare, sul vostro sensore di prossimità. Che volete di più dalla vita? Così potete appoggiare il vostro telefono dove volete e pubblicare il vostro BIM. Ok, credo di avervi detto tutto. Adesso cosa manca? La vostra fantasia. Non ci sono limiti, non ci sono regole, non ci sono barriere, dipende solo dalla vostra fantasia. Dipende solo da voi trovare un modo nuovo per usare BIM. E se ne trovate qualcuno, condividetelo qua sotto nei commenti. Ricordatevi di mettere anche un mi piace, che è sempre gradito, e di iscrivervi al canale, anche quello è sempre gradito. Intanto iscrivetevi a BIM e mi trovate sicuramente lì. Divertente, semplice, intuitivo, innovativo. Wow! Questo è BIM. Mi piace un sacco. Insieme a Snapchat. Ma mi piace un sacco. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video.